Amici di Backdoor Podcast, bentornati, settimana di doppio turno di Eurolega, quindi si parte subito con il martedì e la sconfitta dell'Olimpia Milano a casa dell'Anadolu Efes capolista per 88-86. Una partita che definire sostanzialmente a senso unico è forse esagerato, perché nel primo tempo l'Olimpia, pur con tutte le difficoltà del caso a mettere punti sul tabellone, era rimasta in partita, sfruttando anche un pochino di imprecisione da parte dell'Efes, soprattutto da tre punti e soprattutto con Larkin, ma trovando poi dall'altra parte un Chris Singleton in formato MVP con 3 su 3 nel primo tempo, sembrava quasi infallibile e ogni spazio che veniva generato dal pick and roll con Larkin erano sostanzialmente 3 punti. L'Olimpia ha pagato dazio sostanzialmente solo da lui, ma non è riuscita a produrre attacco dall'altra parte. Solo sostanzialmente Gudaitis è riuscito a farsi valere vicino a canestro, con punti, con falli subiti, con tiri liberi, ma per il resto calma abbastanza piatta. Mitsov ha avuto qualche momento buono, ma in difesa è stato deficitario e non ha mai inciso. Sykes un po' pasticcione, ha attaccato, è il Sykes che probabilmente vuole Messina, intraprendente, volenteroso eccetera, però nel momento in cui non fa canestro diventa difficile gestirlo, sebbene ci abbia comunque provato anche lui a livello difensivo contro Larkin. Malissimo Rodriguez, che mi è sembrato proprio lento nei movimenti, imballato, macchinoso, ed è stato sostanzialmente gestito da Messina, che una volta scappati i buoi nel secondo tempo ha giustamente pensato alla partita di giovedì, perché giovedì c'è il Maccabi a Tel Aviv e era inutile tentare una folle rimonta contro un Efes che ha dimostrato di essere in grado di accelerare, e quando accelera veramente non ce n'è per nessuno a livello europeo. L'Olimpia Milano fa parte delle squadre che non possono stare al momento con l'accelerazione dell'Efes. L'Efes è di un'altra categoria, lo si sapeva prima, lo si conferma adesso, è in testa non per nulla, è in testa da solo perché il Real ha perso a Mosca, quindi in testa solitario. La differenza è evidente, l'idea di Messina di restare in partita fino in fondo, come detto in sede di prepartita, era uno degli obiettivi. Pensare di vincere l'Istanbul in questo momento e con questo stato delle cose era francamente difficile. Dicevamo Rodriguez piuttosto male, Scola a corrente alternata, nel momento in cui non riesce ad aprire il campo tirando da tre punti e segnando da tre punti, diventa difficile, perlomeno permette delle scelte alla difesa che sono un pochino più comode. Bene Tarceschi, che ha lottato, è stato presente a rimbalzo vicino al ferro, una stoppata molto bella su Larkin, quindi è stato sicuramente assieme a Gudaitis la miglior coppia della squadra, senza ombra di dubbio, però chiaramente non può bastare in generale per vincere in Eurolega, figuriamoci a casa dell'Efes, che ha avuto come al solito un Larkin incredibile per certi versi, che ha rischiato di fare un crack clamoroso in maniera anche francamente inutile su un rimbalzo d'attacco dove è volato sopra Burns ed è ricaduto in modo molto fragoroso e rischiando davvero di farsi del male, il che avrebbe cambiato la stagione dell'Efes. Comunque fortunatamente nulla di grave, è un Efes che ha trovato Singleton, ha trovato Larkin, non ha avuto bisogno di grandissime prestazioni degli altri, che hanno colpito quando c'era da colpire, qualcuno ha arrotondato il proprio score nel finale o comunque nel quarto periodo. Per Milano era un test complicatissimo, è una settimana complicatissima, perché due trasferte così in back to back sono veramente difficili da gestire, però è capitato più o meno a tutti, o capiterà più o meno a tutti, quindi bisogna ragionare sul medio lungo periodo. Una prova che non dà particolari indicazioni, dice che
in certi momenti delle partite l'Olimpia può giocarsela anche contro l'Efes, anche a casa sua, poi ovviamente sui 40 minuti diventa veramente, veramente complicato. È tutto per questa analisi post partita. L'Efes batte l'Olimpia 88-68 in una partita a senso unico, come dicevamo. Vi rimandiamo su www.backdoorpodcast.com per tutte le analisi, e noi con le video analisi ci ritroviamo giovedì post Maccabi. Un saluto e buon basket da Simone Mazzola.